sporca e cattiva, e forse anche per questo motivo ancor più ricca di significato? Io, sporchissima come la volete far essere voi, non la vedo, perché poi la squadra ha condotto bene nel primo tempo il gioco, ha portato palla da una parte all'altra sempre dove potevamo andare a fare l'affondo. Poi c'è mancata qualità, c'è mancata l'imbucata, c'è mancato il gioco nello stretto, e puntando a Mertens avevamo tentato di fare quel ragionamento lì. Gol lo abbiamo fatto dove erano riusciti a mettere a posto una situazione difficile, perché poi c'era stata anche la traversa. Poi siamo passati in superiorità numerica e lì dovevamo avere la maturità di non far succedere l'episodio che poi li rimetteva in partita. Siamo stati poco maturi e diventa più sporca, e lì probabilmente abbiamo dovuto soffrire, e ci è voluto il mettere qualche cosa in più dentro, oltre che la qualità che ci contraddistingue, oltre che quelle cose che sappiamo fare meglio, di giocare la palla nello stretto, di essere tecnici. Poi ci è voluto anche un po' di fisicità, e ci è voluto anche di saper venire via da qualche mischia, e l'abbiamo fatto, insomma, è tutto abbastanza normale. Non è che abbiamo avuto fortuna in degli episodi difficilissimi da venirne fuori, ecco. Senta, a proposito di mettere, con i due inserimenti Petagna e Elmas, anche questa volta insomma dalla panchina è arrivato un contributo importante, soprattutto per sbloccare la partita. Quindi le voglio chiedere della crescita di Elmas, che mi sembra un giocatore che veramente sta trovando la giusta collocazione, e poi su Insigne, i motivi dell'esclusione, se questo problema fisico che ha avuto può in qualche modo condizionarlo anche per le prossime partite, se è una cosa che si risolverà allora presto. Ogni tanto ci si dimentica, noi abbiamo giocato una partita due giorni fa. Dove questa rotazione dei calciatori va fatta per forza, perché poi si rischia veramente, accumula ora, accumula dopo, di trovarsi il giocatore con delle tossine nei muscoli. E Elmas avrebbe meritato di rigiocare, però c'era Zielinski pulito, e poi tu devi cambiare, tu devi avere. Per cui si fanno delle valutazioni in base al minutaggio giocato prima, il minutaggio futuro possibile da giocare. Elmas è un giocatore, da un punto di vista mio, eccezionale, perché ogni volta che lo metto entra con un entusiasmo incredibile, si allena sempre a 2000 orari, ogni volta che gioca merita di rigiocare la volta dopo. Per cui è solo una questione di valutazione del minutaggio, di fare il film di che tipo di partita verrà. Lorenzo ieri durante l'allenamento ha sentito questo affaticamento muscolare, si è voluto allenare lo stesso, perché poi con i medici valutando può darsi che scaldandosi passi. Finito l'allenamento eravamo fiduciosi, perché casomai poi stamani è venuto e ha detto: mister, ce l'ho impastato il muscolo e sono a rischio. Io farei così, se c'è bisogno poi si valuta, perché se ci fosse bisogno io per la squadra sono disponibile, gioco anche a rischio di farmi male, se non c'è bisogno valutiamolo. E l'abbiamo valutato e lo volevo far giocare lo stesso, però se poi gioca e si fa male, chi me lo ridà il calciatore per le prossime partite, per la prossima partita? C'ho da giocarne altre, la partita è in equilibrio, stiamo vincendo, dopo magari lui mi avrebbe tenuto qualche palla, e infatti l'avrei messo se si rimaneva in 10 contro 11. Poi siamo andati in parità numerica, ridiventa una guerra e si rimette a rischio, e stai vincendo e metti un giocatore tecnico che ti dà sicuramente poi il vantaggio sotto quel punto di vista lì, ma se la palla non gli si riesce a dar bene, se non si recupera e gli si ripulisce, poi che venga a fare contrasti in area di rigore,
perché se no potevo mettere Demme invece che Di Zanoli da ultimo. Loro la randellano laggiù e bisogna mettere qualcuno su un calcio d'angolo che viene fuori o su una punizione laterale che vada a creare impatto sulla fisicità dei nostri avversari. Per cui è un ragionamento tutto normale, tutto corretto. Perché gli si vuol dare subito il taglio personale a questa cosa? Libertà di stampa? Questo dagli sempre il taglio che c'è qualcosa che non va alle situazioni. È libertà di stampa questa? Ma io ho chiesto solo se... Io ti parlo in generale, perché sono già partiti, li vedo già tutti i titoli, tutte le anticipazioni, tutti i discorsi. Non c'è problema, nessun problema. Se no ridiventa antipatico, poi è lo stesso discorso di sempre. Ma come mai sei stato 2 anni in campagna? Se non rompete i coglioni ci sono stato 5 anni in campagna. Se rompete i coglioni ci sono stato neanche un giorno. Lo faccio vedere, perché non è successo niente. Tutto normale, gestione di 2 situazioni muscolari che la squadra ha sopperito molto bene e ha fatto vedere che sia una squadra anche in quelli che giocano di meno. A proposito della gestione degli infortuni muscolari, quello di Osimhen, da come si è capito, insomma, lo terrà fuori almeno per un paio di partite. In questo senso volevo chiederle come sta vedendo la crescita di Mertens, i progressi di Mertens. Driss gli manca la partita vera, abbiamo scelto anche così, che poi sarebbe stato da sostituire, si può giocare palla intera, poi da sostituire così la partita. Si può andare in vantaggio giocando la palla a terra, essendo tutti tecnici, tutti piccoli avanti, sì. E poi ci vuole Petagna che alza la partita, che gli si butta anche palla addosso e che ci dà una mano sui calci d'angolo. Il discorso è fatto in questa maniera, così Driss premette minutaggio perché ha bisogno un po' di giocare per quello che è stato la lunghezza del suo infortunio. Per cui è andato tutto bene da un punto di vista nostro, ecco. Osimhen da vedere se deve stare fuori un paio di partite. Speriamo di no, guardiamo, è da vedere, in senso glielo dicevo, siccome lei ha fatto la previsione un paio di partite, per domenica ce la può anche fare, secondo come poi noi siamo molta fiducia nei nostri medici. Sono di quelli bravi per cui si pensa che riescano ad anticipare un paio di giorni per metterlo in condizione. E Lorenzo ora si pulisce con questa cosa qui, mentre c'era il rischio poi che, perché noi sa da giocare anche giovedì un'altra volta e bisognerà fare dei cambi da giovedì a domenica un'altra volta, come si è fatto stasera, perché non possono giocare sempre gli stessi. Buonasera, volevo chiedere di Zielinski, veniva da un periodo non particolarmente brillante, quanto può essere importante il gol di stasera e come valuta la prestazione? Grazie. Fondamentale per fargli prendere fiducia, ma stasera quando sembrava non ce la facesse più e lo volevo cambiare, poi ha dato 2 o 3 strappi che ha portato palla da solo in fondo, quelli che sa fare il calciatore Zielinski. Poi anche nel primo tempo aveva avuto quella palla davanti al portiere che gli ha tirato d'esterno sinistro anziché chiuderla con il destro, che calciatore come lui, per cui già lì era dispiaciuto perché gli era capitata un'occasione importante, però con questo gol rimette a posto molte cose e ce l'avremo sicuramente con più entusiasmo. Canale 21. Mister, si diceva partita sporca, partita sofferta, però sono queste le partite che le fanno pensare ancora di più? Questo Napoli è una squadra che può arrivare fino in fondo, può vincere lo scudetto. Sono queste. Io se vedo quelle altre, gli ho visto perdere la partita alla Salernitana qui in casa, ma alcune squadre dove di situazioni ce n'erano state molte più clamorose, molte diverse, perché avrebbe meritato qualche punto in più, perché, soprattutto le partite in casa giocate alla Salernitana. Per cui è sicuramente la crescita e la forza e la continuità dei risultati passa anche da qualche sofferenza di questo genere, dove la squadra riempie la maglia con caratteristiche differenti di quelle che sono abituate di solito, ecco, perché la tecnica e la qualità ce l'abbiamo, qualche contrasto, qualche spallata, qualche palla mezza e mezza da portare a casa che viaggia a 2 metri e mezzo d'altezza,
su quello dovevamo migliorare, stasera abbiamo fatto vedere e siamo pronti anche lì. Buonasera mister, si aspettava una Salernitana così resistente, così tenace? Sì, me l'aspettavo così, tant'è che all'inizio quando oggi ho dovuto fare le due domande iniziali prima della partita, ho detto che la partita vedeva davanti due squadre che tutte e due alle quali necessitavano tutte e due di una vittoria, i tre punti, e che non si sarebbero accontentate nessuna delle due di una buona prestazione. Infatti è stato così, è stata una partita difficile, una partita in equilibrio, ma noi lo sapevamo, per noi la partita non era affatto facile. Per cui si fanno complimenti alla Salernitana e siccome è stato un bello spettacolo, cercheremo di fare un altro bello spettacolo quando ci giochiamo la partita di ritorno. Ultima, Radio Bussola. Mister, buonasera. Un commento su Ribéry, come l'ha visto, come l'ha trovato? Oltre ai miei calciatori sono andato a salutare Jomberg perché l'ho avuto nella Roma, è un ragazzo eccezionale, oltre a un buonissimo calciatore, e Ribéry perché ha giocato nella Fiorentina e perché ogni tanto l'ho trovato, e è un campione di quelli con la C maiuscola, di quelli veri, e io sono convinto continuerà ancora a giocare perché lui ha proprio il nervo oltre che il muscolo della garra, della partita tosta, perché è un calciatore impostato così, ecco. Quindi si fanno i complimenti a Frank. Grazie a voi.